Eccoci qua. Arturo, buongiorno, la ringrazio per averci concesso il suo tempo prezioso in Vinitaly, quindi ancora più prezioso. Grazie. Ci sediamo. Bene. Per noi è un piacere stare qua e fare due chiacchiere con un pezzo di storia del metodo classico italiano. Sì. Anzi, forse con la storia del metodo classico italiano. Soprattutto è un piacere poter raccontare ai nostri amici di YNTV quello che sta succedendo oggi in Franciacorta e credo che trainante in un pezzo di storicità, ma in un pezzo di visione futuristica del metodo classico italiano sia interessante parlare di Berlucchi oggi. Cos'è? Sì. Perché io parto da... io sono un appassionato di vino e parto da lì, ma nel 55, quindi qualche annetto fa, c'è qualche una frase storica fa, no? Che lei conosce bene. Qualche annetto fa, sì, qualche annetto fa mio padre, Franco Zigliani e Guido Berlucchi, si inventarono questa idea folle allora di fare un vino alla francese, un vino col metodo dei francesi, ovviamente riferito ai nostri cugini d'Oltralpe. E dopo diversi tentativi, credo riusciti anche non troppo bene, finalmente nel 1961 riuscirono a produrre le prime 3.000 bottiglie di vino con le bollicine e misero sull'etichetta la parola Franciacorta, quindi per la prima volta. E questo 61 nasceva... oggi sarà ricorrente, perché poi certo, parliamo ricorre in tante etichette di due ragazzi che qua abbiamo, sì, assaggeremo. Nuovi. E poi è interessante anche fare un passo in avanti, perché oggi Berlucchi significa un'attenzione alla sostenibilità, alla biodiversità. Avete veramente tantissimi progetti in essere con l'Università di Milano, ma non solo. E la sostenibilità e la salvaguardia del vostro territorio per voi oggi è un dogma. Sì, diciamo è un progetto complesso che nasce diversi 15 anni fa. Più di 15 anni fa, quando abbiamo iniziato a rinnovare i nostri vigneti nel 99-2000, abbiamo lì cominciato a pensare che bisognava anche provare, tentare, anche solo sullo stimolo dell'università che ci ha stimolato, punzecchiato su questo tema della conduzione biologica dei vigneti, e abbiamo accettato un po' la sfida, nel senso che abbiamo dedicato un 10 ettari dei nostri vigneti alla conduzione biologica, abbiamo provato per capire cosa vuol dire non solo in termini di costi, in termini di gestione tecnica, ma in termini di pensiero, di filosofia, anche da parte di tutti gli operatori, che è una cosa che bisogna sentire dentro. E dopo diversi anni, 12 anni, abbiamo esteso la nostra conduzione biologica a tutti i nostri vigneti, quindi 85 ettari, oggi sono certificati biologici. E la cosa che ci ha però dato molta soddisfazione è anche che siamo riusciti a convincere i nostri fornitori, piccoli vigneron, diciamo, i piccoli viticoltori, che sono passati senza, però con l'esempio che abbiamo dato, sono passati anche loro e stanno passando tuttora al biologico. Oggi la Franciacorta è una delle regioni, delle DOC italiane, percentualmente più biologiche. Credo che siamo intorno al 50% ormai dei vigneti. E questo è rispecchia veramente una filosofia importante, essenziale, perché dimostra ancora una volta che avete una visione a lungo termine, quindi pensate e siete proiettati nel futuro. Questo è fondamentale. Sì, questo non vuol dire che puntiamo al marchio bio sull'etichetta, No, no, vuol dire no, che siamo impegnati nella sostenibilità vera dell'ambiente. No, è importante distinguere, no? Splittare un po' le situazioni. Sì, sì, la parte commerciale è invece quella filosofica esistenziale. Quindi uno crede che naturalmente trarrà grande beneficio da un'attenzione, da una cura particolare verso il proprio essere, il proprio vigneto. Sì. Però adesso qua io sono curioso, perché io qua ho assaggiato, dico la verità, sono arrivato un po' prima e ho assaggiato qualcosa, ma adesso credo che sia importante riassaggiare, perché non ho capito ancora bene. Bisogna sempre riassaggiare. Però mi ha colpito un progetto. Questo in sostanza è ancora una ricerca di elevare una qualità già alta attraverso due etichette fondamentali. Dosaggio zero. Dosaggio zero, che significa naturalità, se si vuole anche rubare questo termine forse in modo improprio. Ma vuol dire col Nature, con questi due prodotti che abbiamo chiamato Nature. Uno brutto e l'altro rosé. Mi permette...
Abbiamo iniziato 3 anni fa con questo prodotto, la prima annata è stata dal 2009. Ecco, con questo, sì, nature, che vuol dire appunto naturalità, quindi non dosato, questa è l'annata 2011, è la terza annata che presentiamo. Abbiamo iniziato con il 2009, l'anno scorso 10, quest'anno 11. È una cuvée di Chardonnay per l'80%, 70% e 30% Pinot Nero. È un po', come dire, vogliamo che dentro nel bicchiere, quando lo si annusa e lo si assaggia, si senta il sapore della Francia Corta. Ecco perché il non dosato. E poi il non dosato, ci mancherebbe, è figlio suo, quindi io non mi permetto. No, però il non dosaggio è anche un atto di coraggio e una convinzione verso i propri mezzi, perché qua non si maschera niente con un dosaggio appunto, esatto, che va a mitigare un eccesso. Qui o ci sei o non ci sei. È una bella sfida tecnica per gli enologi in particolare, ma direi che la sfida più grande è sul prodotto che viene dopo, sul rosé. Sì, vado, quindi vado. Direi che potresti... Andiamo, allora vado. Però perché è un rosé non dosato non è comune. E qui nasciamo 3 anni dopo. Qui sì, primo... questa è l'annata 2011, la prima Perfetto. Annata. E ha la particolarità di essere totalmente costituito da Pinot Nero. Quindi okay. È un'unica varietà Pinot Nero. Perfetto. Non è dosato, annata 2011. Il colore è tenue e deriva da una vinificazione diversificata del Pinot Nero, cioè la parte di Pinot Nero vinificata in bianco e quella vinificata con una macerazione. Ok. Dalla macerazione si estraggono i profumi, i sapori, la sapidità e la corposità. Mi piace quello che avete scritto qua nella parete, perché esuberanza pura, e direi che ci siamo. Il rosé colpisce perché secondo me è un vino che è ricco nel volume, nella presa di bocca, centro bocca pieno. Non è una cosa semplice, no, da trovare in un metodo classico italiano in generale. E questo è un vino che a tavola fa divertire, perché qua ci possiamo sbizzarrire. Questo è da mettere lì e ci mangiamo quello che vogliamo, senza grossi problemi. E però mi piace anche l'aver così... nel progetto messo due anime diverse, due identità diverse, perché questo, quindi il Nature, il 61, il Padosé, è il primo che abbiamo assaggiato, è una versione divertente e va ad incontrare un palato diverso rispetto, sì, anche a quello del rosé. Quindi sono due identità che secondo me sposano una situazione di gusti diversi, ma anche è importante sottolineare che qua partiamo da un millesimo e da 5 anni sui lieviti. Ecco, sì, certo, è un millesimo con almeno 5 anni sui lieviti, qualche mese anche di riposo dopo la sboccatura, quindi sono prodotti che esprimono diciamo, le caratteristiche del territorio in due interpretazioni completamente diverse. E questa è anche un po' una filosofia aziendale, no? Quella del millesimo. Sì, diciamo che la gamma, tra l'altro, che dedica all'anno di nascita dell'azienda, cioè il 61, non è costituita solo da questi due millesimati, esatto, ma anche da 3 prodotti non millesimati, anzi siamo partiti da quei 3 prodotti lì, proprio distinti, diversi, un Brut, un Sauternes e un Rosé, tutti nella versione Brut, quindi poco dosati. Diciamo la gamma 61, ma in genere anche il Franciacorta ha questo vantaggio di essere proposto in tante varietà e quindi incontrare gusti anche diversi e occasioni di consumo diverse. Io credo una cosa, penso che dovranno ospitarmi a casa loro in Franciacorta, Guido Berlucchi, e magari se il signor Arturo mi concede altri 10 minuti del suo tempo, credo che assaggiare in un palazzo storico, in una cantina meravigliosa come avete voi, sia ancor più un valore aggiunto. Volentieri. Quindi porte aperte? Volentieri. Magari chiamiamo prima. Chiamiamo prima. La ringrazio, grazie, è un piacere. Grazie, a lei, grazie mille. Arrivederci.